Allora, vai tigre. No, niente, noi cambiamo strategia e andiamo sulla recitazione e vogliamo mettere in campo il nostro super beige con sì, con Corinne Nicastro nel suo pezzo Joker. Corinne, prego. Siamo tutti in guerra, quella dei sentimenti, chi se ne lascia scappare di più è spacciato per la legge del branco. Sorridi al tuo nemico e sarà sconfitto a priori. Sorridi se fa male non darlo a vedere, dimostrati forte e all'altezza. Sorridi se parli rivolto ad un pubblico. Ciao Corinne. Ciao. Senti, hai scelto tu questo pezzo? Sì. E costumi, trucco? Tutto. Tutto te. Io ho capito che tu hai un ottimo potenziale da come sei entrata in scena, però ci sono consigli perché vedo un ottimo potenziale. Certo. Tutto meno. Si rischia di fare, come dicono gli americani, la pantomima del personaggio che si sta imitando. Ma io ho visto della grossa potenzialità. Cerchiamo... Quando si fanno questo genere di personaggi non bisogna imitare quello che è l'originale, ma tirare fuori o ispirarsi al massimo a quello che è l'originale, ma tirare fuori veramente quella che è la tua pazzia, la tua follia, uno sbaffo rosso così. Avevi vinto perché tu sei forte già di tuo, sì, questo ti sto dicendo. Grazie. Non c'è bisogno di condire troppo. Non c'era bisogno di fare la faccia da Joker, sì, perché sì, l'avevamo sì, capito, questo era il sunto. Posso okay, precisare una cosa? Tesoro, sì, certo, che quello che vuoi. Mi sto mettendo alla prova qui in questo programma. Ho fatto Joker proprio perché è la prima volta che lo interpreto e volevo vedere se comunque fossi capace di farlo. Sì, anche perché poi io dico ho ai giudici quello perché che vuoi dire, ti ringrazio. Dico ai giudici, lei ha fatto totalmente tutt'altro durante la fase Academy Costruzione, ha portato un pezzo di Peppino Impastato e poi portò un pezzo inizialmente Charlie Chaplin, quindi si è messa in gioco, bene come tutti i talenti d'altronde, quindi